Ciao a tutti gli amici di Apple Mobile, vi facciamo vedere oggi come fare per risolvere il fastidioso problema del mancato aggiornamento delle applicazioni Apple con il passaggio ad OS X Mavericks. Per vedere la schermata che avevo messo in evidenza nel post, ovvero questa in cui sostanzialmente vi compare la possibilità di fare l'update di Pages, Keynote, Numbers, GarageBand, che tra l'altro è gratis, iMovie e iPhoto, non dobbiamo fare altro che impostare il nostro sistema in lingua inglese, inglese americano. Magari qualcuno di voi in giro per il web ha già letto di questa soluzione, tuttavia noi vi mostriamo un video molto pratico che vi illustra come fare. Allora andiamo semplicemente sul nostro simbolo della mela, andiamo a preferenze di sistema, ecco qua. E andiamo a selezionare lingua e zona. A questo punto dobbiamo impostare come regione Americhe, andiamo a mettere su Stati Uniti. Stati Uniti, lasciate stare computer, mettiamo direttamente Stati Uniti e andiamo a eliminare la lingua italiana, proprio tranquillamente, tanto state tranquilli, dopo ritornerà tutto quanto come prima. Andando a chiudere, ci verrà chiesto di riavviare il sistema. Ecco, io ora non faccio nessun riavvio. Una volta che avremo riavviato il sistema, allora vi comparirà all'avvio dell'App Store questa schermata dove avrete la possibilità di aggiornare Pages, Keynote, Numbers, iMovie e Photo, ma anche altre app come ad esempio Aperture. Speriamo di esservi stati utili. Ovviamente ricordatevi poi di ritornare a questa schermata e impostare nuovamente tutto quanto come era prima. Naturalmente avrete la possibilità di rimettere la vostra lingua in italiano, quindi utilizzare l'italiano e vedrete che avrete le vostre applicazioni aggiornate. Io ora vi faccio vedere, ad esempio, a lanciare Pages, ecco qua, andiamo a aprire Pages. Come vedete l'icona, scusate, come vedete le icone sono tutte quante in stile nuovo Mavericks, quindi Pages, Keynote e Numbers. Aperture vi dico che rimane tale e quale ed ecco qua che Pages è quello nuovo, quindi se io dico un nuovo file abbiamo ad esempio i nuovi templates di Apple e quant'altro. Grazie a tutti e alla prossima video dimostrazione. Ciao!